Putin, che è amico di Berlusconi, con il suo gas, ne ha tanto e ci serve, è un amico influente nella corsa al Quirinale o irrilevante? Non penso che c'entrerà, anche perché qualunque cosa io dicessi aprirebbero 3 inchieste successivamente, quindi penso che la corsa al Quirinale non dipenderà né dal gas né da Putin. No, va bene. Senti, e tu consideri Berlusconi un candidato vero o un candidato di bandiera per il Quirinale? No, no, assolutamente un candidato vero. Non penso che noi abbiamo tanti difetti, ma se diciamo una cosa la facciamo. E quindi il centrodestra unito penso che finalmente dopo anni e anni possa essere, anzi debba essere, abbia l'onore e il dovere di essere determinante e compatto nella scelta del prossimo Presidente della Repubblica, che spero non abbia la tessera del Partito Democratico in tasca. Ecco questo è il regalo di Natale che vogliamo farci in anticipo. Quindi deve essere un politico, diciamo, no? Sì. Tu vuoi un politico al Quirinale e va bene. Draghi mi sembra Palazzo Chigi, va bene? Vale la risposta che ho dato per Mattarella, quello che fa Draghi lo fa nell'interesse degli italiani. Bene, e Forza Italia, e anche che Giorgia, anche io, Forza, anche te. Forza Italia che vuole Draghi fino al 2023, tu sei d'accordo? Quindi un passo alla volta. Cioè un passo alla volta cos'è? Un anno per volta? Prima eleggiamo il Presidente della Repubblica, poi parliamo di tutto il resto. E poi il 2023 ti piace o no per Draghi? Noi siamo pronti a votare, in qualunque momento saremo chiamati a votare. Come, non ho capito? Quando si vota noi siamo pronti. Poi non... Io quando Letta sposta Draghi e Mattarella come le statuine nel presepe, non lo fa per amore del paese. Ma Forza o di Italia, Draghi o Mattarella. Forza Italia però mi sembra che si è espresso, no? su Draghi fino al 2023. Per te va bene? Beh, diciamo che avendo Forza Italia nel suo fondatore il candidato Presidente della Repubblica, mi sembra abbastanza naturale da parte di Forza Italia auspicare che l'attuale Presidente del Consiglio non vada a fare il Presidente della Repubblica, vada avanti a fare il Presidente del Consiglio. Ma sarà ancora, a proposito di battaglia politica, Renzi a giocare un ruolo per il Quirinale come ha fatto per Palazzo Chigi oppure no, secondo te? Un ruolo importante, vero? Il Presidente della Repubblica lo eleggono 1000. No, lo so, ma ti sto chiedendo. Renzi un'altra avrà un ruolo, domanda. Sicuramente. Renzi avrà un ruolo come a una cinquantina, se non ricordo male, di parlamentari che voteranno e quindi sicuramente andrà coinvolto. Anzi, io spero che il Presidente della Repubblica possa essere frutto, partendo da un centrodestra unito che ha il dovere di fare delle proposte, però possa essere scelto con la partecipazione di tutti. Almeno su questo lavorerò per coinvolgere. Poi se qualcuno non ci starà, per carità di Dio. Senti, ma una donna al Quirinale non sarebbe una novità assoluta che potrebbe mettere d'accordo tutti? Però Berlusconi si chiama Silvio, non si chiama Silvia, e quindi... No, nel caso nell'andare avanti nelle votazioni non passasse, nel caso Silvio Berlusconi facesse scelte diverse, abbiamo più di una donna che sarebbero in grado di ricoprire egregiamente il ruolo di Presidente della Repubblica. Cioè, vedi, è una donna istituzionale, trasversale, insomma, che abbia le caratteristiche necessarie. Assolutamente più di una.